Diciamo che la marcia di avvicinamento è quasi ideale perché il Bari aveva già tre vittorie consecutive, ha visto frenare le inseguitrici, insomma, Bari che sa di avere, non dico un match point, però una palla importante per usare, come dire, la metafora del tennis. Sa che queste sono palle che non si possono sbagliare perché indubbiamente una vittoria ad Avellino, un pareggio ad Avellino consentirebbe ai biancorossi di consolidare il primato, di tenere innanzitutto a debita distanza quella che è vista come una delle comunque più insidiose concorrenti, forse la più insidiosa concorrente, e due darebbe continuità ai risultati. Quindi in maniera ideale, peraltro Mignani può contare sul pieno organico, ad eccezione di Scavone che è squalificato, la squadra ha mostrato di essere in ottime condizioni di forma, quindi è chiaro che però dal punto di vista del carattere serve una prestazione diversa dalle altre perché Avellino è sempre un campo dove devi tirare fuori gli attributi. Ecco, quindi sembra di capire che da Bari l'Avellino viene visto come un nemico potenziale più di Palermo e Monopoli che sono più in alto in classifica. Non so se più Palermo e Monopoli, però si è sempre detto da queste parti che le due squadre che sembravano più attrezzate per un campionato di vertice fossero Avellino e Catanzaro, in realtà, prima ancora che il Palermo, prima ancora che il Monopoli. Quindi credo che rimanga questa sensazione di un Avellino che magari fino a questo momento non ha dato tutto quello che poteva dare, ma che ha le cartucce da sparare sino in fondo. Una squadra che può, deve essere l'esperienza dello scorso campionato di Serie C ci insegna. Avellino e Catanzaro vennero fuori alla distanza. Il Bari sembrava inattaccabile, però questo onestamente è un Bari diverso rispetto a quello della passata stagione. Questo è un Bari che ha innanzitutto i punti che ha in classifica, secondo ha anche un'espressione caratteriale che è un po' differente da quella dello scorso anno, nelle partite decisive quel Bari veniva sempre meno, questo invece è un Bari che proprio nelle partite decisive si esalta, quindi diciamo c'è una consapevolezza diversa rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Sono stati esauriti i biglietti del settore ospiti, credo ne fossero stati messi in vendita 375 nel giro di poche ore. Tutti nelle mani dei tifosi biancorossi, quindi sicuramente ci saranno il settore ospiti sarà gremito in ordine di posto. 375 posti sono andati praticamente spazzati via in un battacoccio.